Se già decenni or sono era difficile trovare ambienti ancora non corretti dall'uomo, oggi è praticamente impossibile incontrare luoghi che non portino traccia pesante del suo passaggio. Anche quando si riesce a raggiungere, dopo un cammino lungo ed impervio, un remoto e apparente paradiso perduto, ci accorgiamo spesso con delusione che qualcuno o qualcosa ci ha preceduti. Spazi aperti, verde a distesa d'occhio, orizzonti che si susseguono gli uni agli altri, acque limpide, uno scenario in cui la natura regna sovrana, libera di espandersi incontaminata e immutabile, offrendo affascinanti spettacoli di se stessa. Ecco ciò di cui ha più bisogno l'uomo moderno, vittima di un'esistenza collettiva amorfa, mortificante e spesso disumana. Ecco l'essenza stessa della caccia, della vera caccia, quella nata con l'uomo. È ovvio che la caccia di oggi non può essere quella dei tempi di Benvenuto Cellini, che poteva permettersi il lusso di ammazzare anitre e oche esclusivamente a palla. E non è neppure la caccia dei nostri nonni o dei nostri padri. Ma caccia un tempo significava selvatico, primitivo, tranquillità, silenzio. La caccia era il quieto passato, mentre il presente è fracasso, moto incessante, alienazione. Insomma, l'antitesi di ciò che i veri cacciatori desidererebbero per l'esercizio dell'arte loro e ciò che desidererebbero gli animali per frequentare ancora il nostro paese. Quindi, noi vediamo ogni giorno che la caccia, fenomeno naturale ed elitario, va trasformandosi in fenomeno economico, sociale e di massa, soggetto dunque a limitazioni, a restrizioni, ad accomodamenti. In una parola, il naturale va cedendo il posto all'artificiale. Se vi è dunque una pratica venatoria che rappresenta ancora oggi una delle massime sublimazioni dell'arte di Diana, immutabile nelle sue regole, questa è precisamente la caccia di valle, la più misteriosa, affascinante, unica delle cacce praticate dall'uomo. Il cacciatore moderno deve adeguarsi ai tempi utilizzando un buon automatico che offre particolarmente in questo tipo di caccia le migliori prestazioni. La cartuccia dovrà essere robusta, ben fatta, praticamente insensibile all'umidità, nei limiti del possibile, ben calibrata per l'automatico e piuttosto ricca di piombo. Per chi si avvicina per la prima volta all'affascinante mondo della caccia di valle, è bene dunque avere le idee molto chiare su attrezzatura, tecnica venatoria vera e propria, usi e costumi delle specie cacciabili, regolamentazione esistente. Prima di tutto il battello o barchino. Va detto innanzitutto che ancora oggi per la gente di valle la barca rappresenta un fondamentale strumento di lavoro. Ve ne sono da sempre molti modelli, anche se il più diffuso è a fondo piatto, in legno d'abete, lungo dai 3 ai 4 metri. Un altro tipo di battello, forse il più noto, è la battana, anch'essa a fondo piatto, più lunga del barchino, oltre i 5 metri. Una barca particolare è la bicicletta o velocipede, di 6-8 metri di lunghezza, alquanto stretta, a 3 remi. Arrivando in valle troveremo, a seconda dei casi, differenti tipi di appostamento, tutti rispondenti alle particolari esigenze del luogo e alle specifiche abitudini locali della selvaggina. Avremo il cassone, aperto e semiaperto. Ci sarà poi la botte, propriamente detta, in legno di castagno o quercia. Avremo poi la tinella, sempre con una capienza di circa 5-6 quintali, in legno di quercia o in cemento. Differisce dalla botte per la forma a tronco di cono con la parte più larga interrata sul fondo. Nelle botti di terra si può usare il cane da riporto per la selvaggina caduta in acqua. Spunta l'alba. Ed è indescrivibile la poesia di quest'ora. Rosseggia il cielo a levante. Una bruma sottile avvolge in bianche volute branchi d'uccelli che fendono l'aria. Mentre altri gridano, altri ancora fischiano. Il colpo del primo posto è costume nelle valli bene organizzate che il segno dell'apertura del fuoco lo dia a chi occupa il primo posto, quello che nella giornata si presenta più favorevole alla caccia, ha tuonato. E nei giorni buoni continua il succedersi di fucilate da ogni parte sugli uccelli che, attratti dagli zimpelli, volano attorno alle butti. Qui, in queste valli misteriose, da tempo immemorabile il cacciatore si ferma e con occhio incantato osserva.